Ben ritrovati cari utenti di benessere.com. In questa puntata con il dottor Paolo Paganelli parliamo di cefalee e alimentazione. Dottore, spesso non lo si pensa, eppure l'alimentazione può avere un ruolo importante per combattere o prevenire i mal di testa, e sono tanti gli italiani che soffrono di mal di testa. Faccio conto che circa il 10-15% della popolazione dei miei pazienti, no? E io direi che quasi il 50, azzarderei il 60% risolvono il problema. Poi c'è un 40% che dovrebbe essere diviso ancora in due parti. Di questo 40%, un 70% riduce significativamente questi problemi, ma significativamente vuol dire che se uno ha disturbi cefalalgici, direi quotidiani o bi o trisettimanali, che sono veramente disturbi importanti, arriva ad averlo, non so, una volta ogni 10 giorni, 2 volte al mese. Poi c'è un 25% di quel famoso 40% che purtroppo Le cui invece cause no. probabilmente sono diverse. Anche i centri delle grandi cefalee, che si occupano di grandi cefalee, non sempre riescono a pensare alle cefalee o all'emicrania o comunque disturbi evidentemente di questa natura e associarli al cibo. È un pochino più ampio il ragionamento, no? Va proprio capito anche la dinamica del rapporto col cibo, quindi la rotazione. Varrebbe la pena provare comunque un approccio nutrizionale, perché comunque un approccio nutrizionale in realtà che cosa consiste? Una corretta nutrizione, un lavoro di drenaggio sugli organi del metabolismo energetico che male non fanno, quindi valutare la funzione del fegato piuttosto che dell'intestino, piuttosto che del pancreas o i processi digestivi. Esattamente come può incidere una dieta per combattere il mal di testa? Sembra che il problema possa essere ascrivibile a cibi estremamente raffinati. Quindi un consumo per esempio di pasta e di pane o comunque di farine molto raffinate piuttosto che prodotti difficili anche da assimilare o da digerire possa dare origine a disturbi di questa natura. Perché difficoltà di digestione o di assimilazione dei cibi possono creare dei mal di testa? Posso ipotizzare dei sovraccarichi funzionali in termini di organi o di apparati, quello che noi normalmente facciamo e indaghiamo con le nostre tecniche. Posso pensare a un carico tossinico, per esempio, no? Poi ci sono sicuramente, come dicevo prima, cibi che scatenano in alcuni soggetti perché sono istaminoproduttori, per esempio, per default, per definizione, insomma, queste cefalee. Quindi se viene nel suo studio una persona che lamenta dei forti mal di testa e non ne capisce la causa, quali Certo. sono gli alimenti che diciamo è meglio Beh, è evitare? meglio evitare, così vado un po' a grandi linee, un po' sicuramente i formaggi, questo sarebbe meglio evitare, il cioccolato, ok? Poi le farine molto raffinate, io toglierei gli insaccati, quindi quelli legati sostanzialmente alla carne di maiale, quindi il prosciutto crudo piuttosto che il prosciutto cotto. La carne di maiale però in generale, e proverei a introdurre cibi ricchi in fibre, quindi delle verdura verde, delle frutta, ma anche con una certa attenzione, per esempio, alla stagionalità. Abbiamo qualche domanda. Lucia ci chiede: da qualche anno, quando mangio carne in scatola o salumi, mi viene un forte mal di testa e la nausea. Da cosa può dipendere? Beh, lì la presenza di conservanti sicuramente, io sconsiglio, non tanto i salumi che sono fantastici e buonissimi, ma in questo caso li sconsiglierei comunque. Beh, probabilmente la carne in scatola sono i conservanti quelli che determinano queste cefalee. Un'altra domanda, Donatella. Soffro di mal di testa ricorrenti la settimana che precede il ciclo mestruale, e qui siamo in tante, spesso Esatto. accompagnati da nausea e inappetenza. C'è una dieta che mi può aiutare a stare meglio? Lei diceva giustamente, siamo in tante a soffrire evidentemente di cefalee prima del ciclo, ma questo è abbastanza normale ed è quasi sempre legato appunto a questa attivazione del sistema ormonale. La dieta è sempre la dieta che io consiglio normalmente, una dieta sostanzialmente fortemente alcalinizzante, quindi ricca in fibre, in frutta e in verdura, insomma, e povera di quelle sostanze estremamente raffinate che possono ovvio indurre a cefalee. Ecco, lei prima ha citato il cioccolato, che spesso viene Scusate, lei cercherò di usato, mettere un po' il tono esatto. dell'umore. E questo è proprio perché produce sostanze istaminergiche, quindi contiene sostanze istaminergiche, quindi sarebbe meglio evitarlo.
questo non significa che uno non deve mangiare cioccolato, poi il cioccolato fa bene anche in un altro senso, perché il cioccolato poi aumentando il tono dell'umore chiaramente ci fa bene. Sarebbe bene comunque limitarlo. Ecco, una cosa che non si fa mai è quella di ricordare in termini proprio spazio-temporali che tipo di prodotti abbiamo consumato. Io lo chiedo spesso ai miei pazienti, ma di fronte ad una crisi cefalgica, piuttosto che qualsiasi altro tipo di problema che genera un disturbo fisico, fare un minimo di valutazione retrospettiva di cosa abbiamo mangiato e poi eventualmente verificare se nell'arco di qualche giorno il problema si ripresenta mangiando ancora le stesse cose. Il benessere si raggiunge abbastanza facilmente nel momento in cui si ha la consapevolezza, per esempio, o la capacità, insomma, di interpretare il rapporto col cibo in maniera corretta. Grazie dottore per i suoi Grazie a consigli. voi. Grazie Grazie a lei, grazie a lei di cuore. a voi dell'attenzione. Ci rivediamo nella prossima puntata. Arrivederci.